Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Oggi è 19 luglio, come vedete sono in ufficio, insomma sono riuscito rapidamente a passare dalla stupenda Italia di Capri, di Positano, dei Galli. Sono ritornato qua a lavorare. Porro, come vedete, spero che mi sentiate bene. Come sempre, quando faccio le dirette, il rischio dell'audio c'è, ma qua c'è anche il mio microfono e tutto quanto dovrebbe funzionare. Mi auguro che tutto funzioni. Allora, dovete sapere che c'è qualche cazzone che dice che il mio successo social, di cui a me interessa zero, vi spiego perché, perché l'unico interesse che ho è il successo del sito nicolaporro.it e quindi i social mi servono e mi piacciono, come dimostra questa zuppa che faccio da 5 anni, perché abbiamo costruito una comunità. Beh, insomma, il mio successo social derivi dalle urla e dalle minacce. Chi se ne frega, insomma, di minacce, di urla, di polemiche non ne faccio. E ne faccio soltanto con quei cazzoni alla Prima Online, alla Antonellis, quelli che ti trattano sempre bene, no? Questo giornalista quando ti vede ti chiede vieni a fare moderare, come sei bravo, eccetera, poi dopo dici che sei un mascalzone perché su social fai solo polemiche, stile caculo, diciamo, insomma, ormai a 50 anni ne conosco tanti e me ne sbatto. Ma il punto fondamentale è un altro, è che uno si deve porre giustamente, cari Lori, cara Terry e cari amici che mi state seguendo ora in diretta, il dubbio, beh, ma forse stiamo esagerando un po'. Allora dici, il giornalista esagera perché è troppo polemico, e allora poi vedi la realtà e vedi quello che succede nella realtà e dici, beh, ma forse sono troppo polemico, che cosa succede? Perché la realtà supera ogni tipo di, come possiamo dire, di prudenza polemica, perché questi giornalisti che se la prendono perché fanno i fighettini, no? Con noi che stiamo sui social, dicono, oh, ma quanto siete polemici, noi sì che siamo gente sconosciuta che non si caga nessuno, ma comunque sia. Qual è il tema? Il tema è che tu trovi un vice ministro dell'economia, che si chiama Castelli, che viene intervistato dal TG2 Post. Benissimo, e fino a qua beati loro che riescono a intervistare la Castelli, cosa che io non sono mai riuscito a fare. Dice la Castelli, se una persona decide di non andare più al ristorante, bisogna aiutare l'imprenditore a fare un'altra attività. Questo è quello che dice la Castelli al TG2 Post. Ieri l'unico giornale che se ne accorge con grande forza è Il Tempo e lo pubblica in prima pagina, perciò parto dal Tempo. Oggi questi qua, i cazzoni, che pensano che noi siamo polemici, che noi siamo maleducati, che noi facciamo polemiche, dicono quelli del Movimento 5 Stelle, è una fake news dal sito ufficiale del Movimento 5 Stelle. Basta andare a vedere quello che ha detto la Castelli ed è chiaramente quello che ha detto la Castelli e che chiaramente Bechis dice e chiaramente oggi Francesco Storace stigmatizza, dice ma noi non piagnucoliamo con i Marco Antonelli, con Prima Online, questi tanto stanno sempre dalla stessa parte, non piagnucoliamo con l'ordine dei giornalisti perché sappiamo come funzionano queste cose. La realtà è che se un giornale di destra, di centrodestra e non di sinistra prende in castagna uno del Movimento 5 Stelle, non avremo mai la difesa di nessuno, vi difendo io per quello che conta, ma vi dico che conta molto più di questi soloni che girano per, no, le redazioni dove non hanno mai combinato nulla nella loro vita. Perché conta? Perché un tempo erano gli aristocratici a non conoscere la realtà del popolo, era Maria Antonietta che diceva gli diamo una brioche. No, adesso sono i coatti, adesso sono i politici, sono le persone che si trovano per caso un posto di lavoro e dicono ai ristoratori che loro si devono trovare un'altra attività. Vedete, lo scrive Ocone, qualcuno che li vuole fare un po' più intelligenti e più capaci di quelli che sono, dicono è la distruzione creatrice di Schumpeter, una minchia, non è la creazione creatrice, la distruzione creatrice di Schumpeter, perché qui bisognerebbe dire, allora i ristoratori non trovano più lavoro, dovrebbero fare un'altra attività. Gli NCC non trovano più lavoro, dovrebbero fare un'altra attività. I tassisti non trovano lavoro, dovrebbero fare più un'altra attività. Gli ambulanti non trovano più lavoro, dovrebbero fare un'altra attività. Gli albergatori non trovano lavoro, dovrebbero fare un'altra attività. I baristi non trovano lavoro, dovrebbero fare un'altra attività. Cioè, tutti dovrebbero, secondo la signora Castelli, fare un'altra attività. Non lei che dovrebbe fare un'altra cazzo di attività, cioè togliersi dalle scatole nel essere pagati dai nostri contribuenti. Anzi, col criterio della Castelli, e cioè che i ristoratori è colpa loro per il motivo per il quale non trovano lavoro, bisognerebbe dire che è colpa della Castelli se l'Italia è il peggior paese al mondo come crescita del PIL, porca puttana. Se lei che si occupa di economia e viene pagata dai contribuenti, vedi che l'Italia è il peggior paese in crescita tra i 42 paesi OCSE, tra i 42 paesi più industrializzati nella crescita economica, allora dici scusami, toc toc!
Castelli, prima che dei ristoratori, sei tu che sei incapace a non trovare lavoro, a fare bene il tuo lavoro, cioè a far sì che l'economia italiana sia un po' più decente. Invece questa cosa non c'è. C'è la chiusura del Movimento 5 Stelle che dice l'avete travisata. No, non è stata travisata, è la mentalità di gente non incompetente, perché io sono incompetente a fare il ministro dell'economia, la Castelli è incompetente a fare, ma arrogante cazzo. Ma quando ci sono 300.000 operatori che stanno sull'orlo della fame, quando c'è una disoccupazione che cresce di milioni di persone, questa si permette di dire trovassero un'altra attività e dice ma quale cazzo è l'altra attività? Ma non gli viene in mente la Castelli che non possono fare tutti i vice ministri dell'economia? Il problema è psicologico. Se un incapace diventa ministro, diventa politico, diventa super pagato, pensa che tutti gli incapaci possono fare la stessa cosa. Purtroppo non è così, è una finestra che si è chiusa e i grandi e i capaci, in realtà oggi ne parlano Bissani, ne parlano tutti quanti, dicono ma tu dove vivi? Ma questa cosa non è grave quanto quella che ha detto a Padoa-Schioppa, scusatemi l'errore, a Padoan quando gli disse questo lo dice lei. Allora a me Padoan non mi piace per niente, lo dice anche, mi sembra, Storace oggi nel suo pezzo. Padoan è un keynesiano, post-keynesiano, marxista, figurati voi se ve lo devo difendere. Ma il punto fondamentale, e questo lo dice lei, è il criterio di quelli che ci governano. E la colpa, amici miei, non è della Castelli, la colpa non è dell'Azzolina. La democrazia vede il 33% di italiani aver votato il Movimento 5 Stelle e mo ve li tenete. Gli italiani hanno votato al 70% la Raggi e mo ve li tenete. La democrazia è questa roba e io sono democratico anche se liberale, e quindi mo questi qua ce li teniamo, è inutile che facciamo i fenomeni. La Castelli, Villarosa, quell'altro, il sottosegretario che polemizza con me, sì, polemizzi, taglia e cuce i miei video. Il punto fondamentale è che questi sono degli scappati di casa, anzi lui in realtà è scappato da suo fratello che c'era una finanziaria in Sicilia, sono degli scappati di casa che ci fanno la lezioncina in maniera arrogante. Anch'io sono arrogante, io sono l'iper arrogante, ma nessuno mi ha fatto vice ministro dell'economia, giustamente, perché sarei un disastro. La Castelli quindi oggi viene, diciamo, giustamente raccontata dal Tempo, e nel frattempo, mentre la Castelli dice che i ristoratori dovrebbero fare gli affari loro, non si rende conto che 8,5 miliardi di euro, 9 miliardi di euro devono arrivare per forza entro il 20 giugno, compresi i miei, il 20 luglio, perché questi geni non sono riusciti a rimandare le imposte, cioè tutto è la pubblica amministrazione rimandata, gli appalti rimandati, i commissari rimandati, le elezioni rimandate, come si dice, l'emergenza forse rimandata. L'unica cosa che non hanno rimandato è il pagamento delle imposte che noi ci dobbiamo pagare entro il 20 luglio, con i commercialisti che dice facciamo sciopero, e con giustamente un partito che una volta si sveglia, Forza Italia, te sei svegliata finalmente, in cui dice rivolta fiscale. Poteva farlo un po' di giorni fa, l'ha fatto oggi, meno male che l'ha fatto. Qua bisogna fare le barricate, perché il principio è che voi siete voi e voi non siete assolutamente nulla. Per non dire le parolacce, ne ho dette troppe, no, su YouTube. L'unica critica che si può muovere a questi nostri grandi motori di ricerca, sentono una parolaccia e si spaventano. Ma quando voi vedete la Castelli o questi qua, alla fine dite ragazzi non è possibile. Ma perché l'Azzolina per esempio sbaglia, e sbaglia non tanto nella gestione di una cosa che non sa gestire, oggi ne parlano tutti quanti i giornali, cioè la scuola più forte di lei, con questi sindacalisti che sono peggio di lei, che non vogliono riaprire le scuole a settembre. Tra Azzolina e sindacati io sto con l'Azzolina. Il problema è che se tu metti, come dice oggi in un'intervista a Nardella, il sindaco di Firenze, l'Azzolina a fare il ministro della pubblica istruzione, i sindacati se la mangiano a colazione come io mi mangio una brioche o un cornetto. Il punto non è questo, è che l'Azzolina piagnucola, mi attaccate perché sono donna. No, non ti attacchiamo perché sei donna, e c'ha ragione Sallusti in un fondo favoloso oggi sul giornale, che dice ma voi avete mai sentito la Merkel dire e piagnucolare in giro che è stata attaccata perché è donna? Io non l'ho mai sentita, perché quella non è una donna, non è un uomo, non è un essere umano, è un politico che svolge il suo ruolo, e non si mette a piagnucolare per le tette o per il culone o per il fatto di essere un maschietto o un maschione, non gliene fotte nulla, è un politico, e il politico si becca le critiche, sia se è donna, sia se è maschio, sia se è alto, sia se è basso. Adesso vogliamo evitare che l'algoritmo di Google ci prenda per sessisti.
Quindi, messe insieme le due cose, diciamo, fisco, come si chiama, quest'altra, l'Azzolina e la Castelli, abbiamo già fatto metà della nostra rassegna stampa. L'altra metà, ovviamente, è rispetto a quella grande e fantastica epopea che è il Recovery Fund. Allora, vi faccio un piccolo riassunto delle puntate. Noi non prenderemo mai il MES, perché costa 13 milioni di euro ogni 10 miliardi, mentre invece i nostri BTP costano 120 milioni oltre 10 miliardi, e il MES, l'hanno detto in tutti i modi, non ha condizionamenti, non ci saranno categorie. So che molti di voi mi criticano su questo, quindi non prendiamo il MES perché il nostro governo, e in questo un certo parte del centrodestra, vuole il Recovery Fund, che non c'è, che non esiste, l'ha detto benissimo e svelato benissimo ieri Mario Giordano, ma oggi è chiarissimo quello che sta succedendo. Ci sarà un Recovery Fund, spiegano tutti i giornali, in cui l'Olanda, non la Germania e la Francia, l'Olanda, in un gioco delle parti, aggiungo io, con i tedeschi, ha fatto sì che non sia più di 500 a fondo perduto, ma di 4,50, quindi abbiamo ridotto il fondo perduto, cioè i regali, le regalie. In più, in realtà, qui sì che c'è il controllo dei programmi di riforma. Toc toc! Uè, amici di destra, ma noi non votate il MES perché non ci sono i condizionamenti, mentre votate il Recovery Fund, dove questi vogliono dei piani dettagliati di riforma, e per di più l'Olanda dice questi piani dettagliati di riforma non li deve valutare Gentiloni, la Commissione Europea che ci aveva garantito Gentiloni, è fatta, il fondo, il Recovery Fund è una ficata, l'Europa finalmente esiste, eccetera, ma li giudicherà il Consiglio Europeo. Siccome il 99% di noi non sa che cacchio è il Consiglio Europeo, ve lo dico io che cos'è il Consiglio Europeo, sono i 27 paesi con i capi di Stato di 27 paesi, e siccome oggi abbiamo 27 paesi che dovranno giudicare le riforme italiane secondo un accordo che dovrebbero avere, noi siamo arrivati a ridurre la dimensione del Recovery Fund, a far sì che ci sia dei piani che debbano essere approvati dall'Europa, a far sì che li approvi non la Commissione ma i 27 paesi, a far sì che probabilmente questa roba qua verrà rinviata, e arriveranno nel 2021, quando i ristoratori della Castelli sono già morti e sepolti, e noi questo lo consideriamo un grande successo, come la settimana scorsa ci avevano spiegato che era il grande successo di Conte Casalino, il grande successo di Conte nel vedere Rutte, il premier olandese che a primavera c'ha le elezioni, e oggi dicono in retroscena che Conte si arrabbia con lui dicendo ognuno c'ha proprio Salvini. Probabilmente sì, cioè, ognuno c'ha proprio Salvini, ma evidentemente questa cosa l'aveva potuta capire anche la settimana scorsa, che c'erano le elezioni in primavera in Olanda e che quelli non avrebbero mollato nulla. Ovviamente attacco all'Olanda, che è diventato il nostro grande nemico, tranne uno, che è Travaglio, che oggi è favoloso e dice oggi non dobbiamo stare con Conte, sì, buonanotte, quello che ti ha prestato i soldi, noi dobbiamo stare con l'Italia, e io sono d'accordo con Travaglio, l'avete sentito? Sono d'accordo con Travaglio, mi chiedo soltanto se Travaglio era di questo avviso, Repubblica era di questo avviso, il Corriere era di questo avviso, tutti quanti i grandi osservatori erano di questo avviso nel luglio del 2011, quando la stessa Europa ci ha fatto un culo così e ha disarcionato il governo Berlusconi e ha obbligato l'Italia a fare una manovra di lacrime e sangue quasi da troica che ci ha affossato. Lì invece Berlusconi non era tutti noi, oggi Conti deve essere tutti noi, ma Berlusconi no, perché Berlusconi è quello che è, ma è la solita storia, no? E sono sempre bravi a fare gli italiani quando ci sono gli amici loro. L'ultima questione che vi racconto di oggi, aspettate, sulla UE c'è un'altra cosa, ma è stupenda. Ah, ecco, mi sembra Molinari oggi sulla Repubblica dice, tiene a Bruxelles, non, aspettate, c'è una battuta che mi piace, che la voglio fare. Molinari, questa Europa rischia un salto indietro. Eh no, ragazzi, non rischia un salto indietro, questa Europa non fa un salto avanti semmai, ma è sempre stata la solita Europa che non si fida dell'Italia, e spesso fa bene, perché se noi pensiamo che l'Europa debba dare 70 miliardi di euro all'Italia, alla signora Castelli, a gestirla, che dice che i ristoratori hanno perso il lavoro perché colpa loro, ma voi, scusatemi, ma voi se foste in Rutte, se foste in un premier europeo e sentite la Castelli, ma voi ci dareste 70 miliardi di euro? Ma mettetevi nei panni di questi altri, prendi la Castelli, prendi l'Azzolina, prendi Conte, prendi Villarosa, li prendi tutti quanti insieme e gli dici, mo gli diamo 70 miliardi di euro. Ragazzi, ma cerchiamo di essere seri, direbbe qualcuno che ha
sinistra, la pensa diversamente da me. Ma lo sai che l'Azzolina aveva la scorta? Beh, la scorta ce l'hanno un po' tutti, ormai quelli che non hanno la scorta siamo solo noi. Insomma, il Movimento 5 Stelle, ma anche Renzi, mi ricordo che dissero, la scorta saranno gli italiani. Ciao core, reggetevi per favore Ocone sul sito nicolaporro.it, perché la roba della Castelli è la cosa che più vi dà il senso e la dimensione di chi siamo governati. È esattamente la Raggi portata al Ministero dell'Economia. Pensate un po' voi che cosa possa succedere. Ciao.